due anni per Sergio Staderini, un anno e due mesi per Jacopo Bigiarini. Sono queste le richieste di condanna avanzate questa mattina dalla procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. Prosegue così la lunga udienza preliminare del processo Coingas inchiesta che ha toccato la politica retina sino al massimo livello. Tra gli imputati anche il sindaco Alessandro Ghinelli accusato di favoreggiamento e abuso d'ufficio per il quale il PM ha già chiesto il rinvio a giudizio. Oggi però è stato il turno dei due imputati che hanno optato per il rito abbreviato che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Ad influire sulle richieste del PM sarebbero stati anche i Comportamenti avuti dai due imputati. Staderini, che deve rispondere di abuso d'ufficio peculato, si è infatti dimostrato collaborativo con la giustizia. Ha chiesto di parlare con il PM lo scorso dicembre e poi ha confermato la sua versione in incidente probatorio. Perché la verità io sono abituata a dirla: tutto qua, non mi nascondo dietro niente. Vigiarini invece nei giorni scorsi aveva restituito i 14.000 euro della consulenza a lui intestata ma che secondo la procura sarebbe confluita verso lo studio Olivetti Rason. È stata una scelta semplicemente perché c'è il dubbio che questi soldi possano non essere giustificati e quindi nel dubbio il nostro assistito ha preferito intanto restituirli, ma... Non c'è nessuna missione di responsabilità, c'è semplicemente una situazione di dubbio rispetto alla quale abbiamo pensato che fosse opportuno restituire questo denaro. 17 i comuni della provincia di Arezzo che si sono costituiti parte civile. Si ritiene che. Eh comunque i comuni abbiano subito un danno e quindi sia anche doveroso da parte del sindaco tutelarsi nel caso in cui il proprio ente abbia subito un potenziale danno. Quindi io credo che più che una scelta fosse una, un atto obbligato. A questo punto l'attesa è tutta per il prossimo 6 luglio. Questa infatti è la data della sentenza per i riti abbreviati ma anche per la decisione del GUP sulle richieste di rinvio a giudizio degli altri 11 imputati.